te lavora, cosa stai tu io a non far niente? Sbrigate! E pensare che ho sposato per amore contro il volere di mia. 30 anni fa, d'accordo, questo sì. Ma se potesse vedere muoiare 30 anni dopo, nessuno si sposaria 30 anni prima. Buongiorno, signor Polpetta, questa è la vostra moglie. Eh sì, la serie di acqua sarta. Questa sì che è una donna. Altro che mia moglie che dice che sono un uomo finito. Ah, sarò finito poi, sarò finito. Ma mettimi a prova una così, vediamo cosa che si può fare. Ah, dimmi, cosa hai combinato tua moglie? Perché? Zio, voglio inventarsi. No, basta guardarla in faccia, basta, dai. No, ma la continua a dire che non sono abbastanza affettuoso con ella. Beh, ti perché non ti si scusa? Cori, è perché ti sei affettuoso con la tua? Con la mia? Caro mio, 20 anni di invecchiamento. Beh, no, e se è un pregio? Un pregio? Padrastro forse? No, paidone, quello che ti dica, la mia ormai è stata tapposa. Ho passato la notte in non so che albergo a fare una perizia. Una perizia di cosa c'è? Sì, figurati chi dice che si spiriti. Spiriti, ma dai. Vabbè, Vittoria, dì alla signora che arrivo. Sì. Va buona, signor. Anzi, a proposito, Vittoria, questa sera dovete accompagnare qua il signor Massimo all'università. Molto volentieri. Non vi godo mandarsi lo accompagnare volentieri. Avevo detto che dovevi accompagnarlo. Che state facendo, signor Massimo? Studi l'amore? Nessuno va detto che siete una bella guaglione. Io non saprei. Ah no, sì, una volta sì. Oh. Dovevo fare delle fotografie e il fotografo mi ha detto un bel giovanotto come lui dovrei fare manco una dosina di fotografie. Marcella, io vi amo. Ti vedrà come sono diverso da lì, come sono tenero, innamorato. Ma sarei anche brutto, Ma so di parlare il cuore delle donne. Se mio marito mi facesse una roba simile. Chi? Mi? Ecco, cosa farisse? No, non perderia mia tempo. Mi troveria un amante. Hotel? Del libero scambio? Consigliato alle coppie svogliate? Svogliate tra di loro o separatamente? Separatamente? C'è scritto proprio così? Sì, vada, ciao, palesica, ti che non capisco niente. Il signor Marini. Prego, accomodatevi. Cari amici, sono... dicevo, sono felice di vedermi. Ma calmere, caro Marini, calmere. Quando fuori che c'è l'uragano. L'uragano, basta neanche una parola. Amuto proprio. No, conoscete le mie figliole? No? Ma non mai vi ho viste? Venite avanti e ra. Grazie! E già, forse non c'è palla, è casa, per la caserma forse. C'è già la... Caserma! No, portavo mia... Quale cosa? Ma metto in giro anche lei. Almeno conoscessimo Alberto. Ho trovato questo posto. Ecco qua. Hotel del libero scambio. Se via Roma 220. Hotel del libero scambio. Vabbè. Un attimo che combino qua e cosa. Allora noi altri andiamo a... Bene. All'hotel? Giusto. Di nuovo, arrivederci allora, arrivederci. Signora, ecco, si andrà via. Angelica da fuori anche io stasera, no? Sentite, si libera, mi sono libero. Volete che ceniamo assieme al ristorante allora? No? Vendetta completa? Va bene, pare. E con tanto piacere. Portiere? Dove sei il portiere qua? Eccomi, signore. Sono l'architetto Paladin, peritto del tribunale. Ah, benissimo! Per la camera stregata! Sì! Ah, se sapesse, signor architetto, una vera opera di magia! Tutte le notti, che c'è un baccano spaventoso, i muri si crepano,
i mobili scricchiolano, i lampadari roteano. Mi sembra un posto tranquillo però, eh? Ma è orribile, altro che... Beh sì, non si presenta bene, ma dico che fa il caso nostro, perché in posto elegante si rischia di essere riconosciuti. E qua invece che gusto trovare. Te hai ragione. Marcella, Marcella, parviti non te che è vestito, senta. Ma posso capire, signore Benedetto? Benedetto proprio, ecco qua. Oddio, io non avevo mai visto così, posso capire lo champagne che da a testa? Dove sarà lo champagne? Sarà la cena? O forse ti sentirci là? Non mi vogliare capire che non posso bere, perché non mi fa mai. Parla qua, che non mi fa. Portiere? Portiere? Ma non ci sono portieri qui. E se fossimo dei ladri, dei briganti, degli assassini? Non ho mai visto un posto simile, non capisco come il signor Polpette abbia potuto consigliarci un posto del genere. Permesso? Permesso? Prego, prego, signori. Signora, vi trovate in un ottimo albergo, eh? Ah, lo sapevo! L'avevo letto sopra i depilani! Non è vero, eh? Con quella luce in faccia, sembri proprio un fantasma! E poi letto e castello, sembrano proprio dei loculi! Vi ricordate le suore? Sì! Suore che riposate entro la fredda tomba! Mudite voi, sorgete, sorgete, sorgete! Degli animi in pena! Vado dentro, Satana! Via vergine, maestria! Oh, che gli spiriti, che gli spiriti! Scappate, da buon costume! Fermo là, siete in arresto! Aprite! Non uscite o sfondo la porta! E ora mi volete dire chi siete? Sono la signora Polpette. La signora Polpette. Aspettate un attimo. Perché certo che non aveva avuto la presenza di spirito di non dare il nome. Forse che con me. E voi chi siete? Signore, non capisco, la mia posizione è regolare, io sono qui con mia moglie. Sì, sì. Richiamate? La signora ve l'avrà certamente detto, non è vero? Sì. Mi dica, mi sono l'architetto Palladin. Ah, Palladin! Proprio come ci aspettavo. Sì. Siamo rovinati. Siamo salvi, a posto. Sì, sì, andiamo in questura. Andiamo. Questura. In questura. In questura. Andiamo. Caro, te che vi state perdermi? Ma da me? Oh. Ti ho sicuro? Mi dispiace. Oh sì che mi dispiace. Tanto mi dispiace. Sì, è un'occasione che non si ripeterà più. Oh caro. Siete pregata di passare nei nostri uffici con un vostro documento di identità per regolarizzare la vostra posizione. Ciò vuol dire? Che? Te sei l'amante di mia moglie, te sei altro che cosa? La vedi a questo uomo? Mio marito? Sì, lei è l'amante di mia moglie. Ma no! Ma no! Non sei mia vera, ma che finta di svenire. Oh! Oddio! Ma forse che hai potuto fare? E vieni a proposito! Sono Paladino! Sono io? Scusate, signore, che non vi ho riconosciuto subito! Signor Marini, questa notte eravate all'hotel del Libero Scambio! Certo, e mi hanno pure arrestato e non so neanche perché... Oh, che notte, ma ve ricorderò questa notte, mamma! Sì, ma questo non importa! Dunque, se stanotte sta all'hotel del Libero... Gai ho riconosciuto? Me? No. E la signora Polpette? No, non vi ho visto. Sentelo! Ah, ma quando penso a me, sì. Povero figlio! Sì, ma di questo... Tutta la notte mi chiuse dentro! Sì, ma non importa. Dunque, se non era visto nemmeno la signora Polpette, il Gai avrà visto qualche d'un altro, no? Certo che avevo visto qualcun altro! Ma chi? Chi? Thank you.